Il tricolore italiano, certo questo è un simbolo molto noto, anche se qualcuno ironicamente ha detto che è sventolato più spesso nelle manifestazioni sportive o di calcio quando gioca la nazionale che in altre occasioni. Pochi però forse sanno o ricordano qual è stata l'origine di questa bandiera, l'origine di questo tricolore, e pochi forse sanno che l'origine di questa bandiera è molto antica e precede addirittura la nascita dello Stato nazionale italiano, perché questa bandiera viene per la prima volta proposta e poi sventolata nel lontanissimo, per noi, 1796-97, quando con l'ingresso delle truppe della Repubblica rivoluzionaria francese guidata dal generale Bonaparte in Italia, in guerra contro le potenze reazionarie che si oppongono, vogliono anzi soffocare la Repubblica rivoluzionaria francese, in particolare l'Impero d'Austria, le truppe del Bonaparte entrano in Italia e sull'onda di questo ingresso di queste truppe, del crollo delle monarchie assolute, dei principati, dei regni che incontra, nascono le cosiddette repubbliche giacobine, dal nome appunto del movimento politico egemone nella Francia rivoluzionaria. E queste repubbliche giacobine, nel caso specifico, quelle che decidono di adottare questa nuova bandiera sono la Repubblica Cisalpina e la Repubblica Cispadana, e la prima, diciamo così, la località dove per la prima volta viene scelto questo vessillo è Reggio Emilia. Pochi però sanno qual è anche il significato simbolico di questa bandiera, che badate verrà adottata dal Regno di Sardegna soltanto nel 1848, sull'onda della spinta rivoluzionaria che aveva obbligato Carlo Alberto a promulgare lo Statuto di Libertà al Piemonte e poi entrare in guerra contro l'Austria per liberare l'intera penisola, impresa come noto fallita e che verrà poi ritentata con successo solo 10 anni dopo. Ma in quell'occasione Carlo Alberto abbandona la tradizionale bandiera del Regno Sabaudo, che come ricorderanno è stata poi utilizzata dagli enti locali, la regione e la provincia, cioè la croce bianca di Savoia in campo rosso su bordo blu, questa era la bandiera storica del Regno di Sardegna, e Carlo Alberto decide di adottare questo che, come voi capite, era già allora un simbolo rivoluzionario perché veniva dalle repubbliche giacobine di fine Settecento. Potrei soffermarmi su un altro aspetto. Naturalmente con la nascita del Regno d'Italia sul tricolore viene apposto al centro lo stemma dei Savoia, quello che ho appena descritto con i suoi colori bianco, rosso e blu, e ci durerà naturalmente fino alla fine della monarchia con il passaggio alla Repubblica il 2 giugno del 1946. Questo tricolore che contrassegnerà tutta la storia italiana nelle sue varie fasi e che sarà adottato anche da forze che si contrappongono, basti pensare ai garibaldini che tanto fanno per la libertà e la unità politica d'Italia, ma che ogni tanto sono presi a fucilate dai soldati del Regno Sabaudo, pensiamo a Spromonte, eccetera eccetera. Volevo soffermarmi su un altro aspetto: il tricolore, perché il tricolore? E queste tre bande colorate, verde, bianco e rosso, cosa stanno a significare? Beh, sappiamo certamente che la scelta di una bandiera di questo tipo veniva dalla diretta esperienza e dalla suggestione che veniva dalla Repubblica Rivoluzionaria Francese. Anche la Francia rivoluzionaria, alla fine del Settecento, aveva cambiato la bandiera della Francia monarchica, era il giglio bianco dei sovrani di Francia. E la Francia adotta questa bandiera, che come noto sono tre bande verticali, proprio come la nostra, però con un colore diverso. Lungo l'asta della bandiera è il blu, mentre noi abbiamo il verde, e il bianco e il rosso uguale. Ma cosa significavano questi colori? Un grande studioso semiologo francese contemporaneo, Pastoureau, ha dedicato degli studi molto interessanti ai significati simbolici dei colori, e per quanto riguarda il tricolore francese ci ha dato queste possibili suggestioni, a parte poi influenze che di varia natura, perché fra l'altro, si è detto fra parentesi, sottolineo che il blu, il bianco e il rosso sono colori molto ricorrenti nelle bandiere europee tutte. Vorrei ricordare che, se ci pensate un attimo, dall'Olanda alla stessa Gran Bretagna ritroviamo variamente combinati blu, bianco e rosso, la stessa bandiera degli Stati Uniti. Ma qui entra in gioco un significato, voglio dire, nella Repubblica, nella bandiera francese rivoluzionaria entra in gioco un significato simbolico. Tre perché tre sono le parole d'ordine, il motto rivoluzionario: liberté, égalité, fraternité,
Sono le tre parole d'ordine, libertà, eguaglianza, fratellanza, che la rivoluzione francese ha lanciato. Ma tre sono stati, erano anche gli ordini, gli antichi ordini sociali che erano stati riuniti come stati generali alla vigilia della rivoluzione nel 1789, nobiltà, clero, borghesia. E i colori rivoluzionari, in qualche modo simboleggiano quei valori che ho detto prima. Beh, in qualche modo blu è la libertà, perché la libertà, per due ragioni, perché blu è il colore del cielo, il cielo aperto, blu, cioè dal senso della libertà, che non siamo costretti da mura, da portoni, da chiavistelli. Blu era però anche il colore tipico della nobiltà europea, e la nobiltà europea era quella che poteva definirsi a pieno titolo fatta di uomini che godevano di una piena libertà, in quanto appunto nobili e non sottostanti a obblighi come gli altri. Dunque il blu diventa il colore che a tutti i cittadini adesso compete come uomini liberi. Il bianco, beh, il bianco è il simbolo dell'eguaglianza. Perché è il simbolo dell'eguaglianza? Beh, c'è la suggestione in questo caso del grande scrittore tedesco di quegli anni, Goethe, il quale nella sua teoria dei colori, fra altre cose, ci ricorda che il bianco non è altro che il prodotto della fusione di tutti i colori. In qualche modo il bianco è il luogo nel quale la diversità dei colori si uniforma in luce. Ed è quindi un colore molto adatto a rappresentare l'eguaglianza, perché appunto nel momento dell'eguaglianza i colori originari, stato, discendenza, condizioni di reddito, spariscono nella comune cittadinanza. Il rosso, beh, il rosso come fraternità è evidente, il rosso è sangue, la vita, l'amore, la passione, e di questo la rivoluzione si animava. Nel caso italiano, l'aver sostituito il blu col verde è curioso anche per un'altra ragione. Beh, il verde, anche qui, naturalmente il verde è un colore primaverile per sua natura, è un colore della rinascita, è un colore della vita che ritorna dopo il gelo dell'inverno. E guardate che tutto il risorgimento italiano, fateci caso, usa un'espressione che, come dire, confina con un'espressione che viene da, niente meno che dalla tradizione religiosa. Il risorgimento è, come dire, la resurrezione. Il risorgimento è un nascere di nuovo. Ma cos'è che nasce di nuovo dopo che sembrava morto? Beh, è la vita della natura, è il verde. E questo è il segnale, il simbolo forte. Ma poi c'è anche un'altra ragione curiosa, che il verde non per caso diventerà il simbolo dei repubblicani in Italia. Ancora il piccolo partito repubblicano, che è sparito per una ventina di anni fa, ma che aveva una lunghissima storia nell'Italia monarchica, aveva adottato come simbolo, come noto, la foglia d'edera verde, e il colore verde era il suo colore privilegiato. Questa è un po' la storia, come dire, dei simboli della bandiera. E che però appunto ha permesso a questi simboli di valicare il tempo e di diventare in qualche modo parte integrante di un costume e anche di una suggestione emozionale che consente ancora oggi ai cittadini italiani di come dire, non essere del tutto insensibili di fronte a un simbolo come questo, e non soltanto, io spero, per le occasioni sportive.